Rieccoci assieme in questo ultimo modulo dedicato al corso sul denaro e alla mentalità finanziaria, che ho voluto chiamare Non è tutto oro ciò che luccica. Perché? Bene, abbiamo compreso nei moduli precedenti quali sono i mezzi per diventare ricchi, per generare abbondanza, per crearsi la propria libertà finanziaria. Abbiamo compreso che di sicuro il lavoro tradizionale da dipendente non è un modo per diventare ricchi, né tantomeno per diventare liberi finanziariamente, ma è un ottimo modo per fare lo schiavo a vita. Invece abbiamo scoperto che le quattro modalità per diventare ricchi, quindi dove per ricchezza, attenzione, non si intende diventare multimiliardario, sì, puoi anche diventarlo, però io intendo per ricchezza il riuscire a fare ciò che ci piace senza aver bisogno di dover lavorare, quindi avere uno stile di vita tale, o meglio, poter mantenere uno stile di vita per noi congruo senza aver bisogno di lavorare e quindi poterlo mantenere grazie a una serie di rendite automatiche. Abbiamo compreso appunto che i quattro modi per generare questo tipo di ricchezza sono gli investimenti immobiliari, gli investimenti sui mercati finanziari, le rendite automatiche o il network marketing. Bello, ok, e adesso? Adesso che abbiamo compreso che questi sono i modi per diventare ricchi, adesso che ci siamo anche tolti le nostre credenze per diventare ricchi, adesso però abbiamo bisogno di qualcosa di concreto. Quindi se prima avevamo le credenze che in qualche modo ci bloccavano dal diventare ricchi, non avevamo le conoscenze per poterlo fare, per poterci diventare, ma rimane una terza fase. Le credenze le abbiamo tolte, le conoscenze le abbiamo apprese, ma ci servono gli strumenti. Adesso cosa facciamo concretamente? E qui nasce il vero problema, ovvero vogliamo investire in immobili? Beh, prima di tutto dobbiamo imparare come si investe. Dobbiamo capire quali sono le giuste modalità, dobbiamo capire come comprendere il giusto valore di una casa magari all'asta o a stralcio o acquistarla dalle banche o acquistarla alle aste immobiliari. Dobbiamo avere un team di esperti attorno a noi, un avvocato, un commercialista, gente che riesca, quindi un'azienda che magari ci mette a posto la casa. Insomma, dobbiamo avere una struttura. È vero che si può guadagnare. È vero che puoi fare degli investimenti, è anche vero tra l'altro che devi avere una capacità di indebitamento. Cosa vuol dire una capacità di indebitamento? Devi avere la capacità di poter prenderti un mutuo per poter acquistare la casa che poi rivenderai magari dopo 6, 7, 8 mesi con un guadagno valido. Questo è quello che si insegna nei corsi sugli investimenti immobiliari. Rimane il fatto che per poter investire in immobili devi prima conoscere, poi crearti una struttura di persone di un certo livello e poi devi avere i fondi per poter acquistare il primo immobile e poi rivenderlo. Quindi o hai i tuoi fondi o hai la capacità di indebitarti, ciò vuol dire che non hai già un mutuo sulle spalle e le banche riescono a darti del denaro, devi conoscere le banche giuste perché non tutte le banche ti accettano dei mutui particolari come quelli che servono per gli investimenti immobiliari, perché sono mutui che ti permettono di poter ridare tutta la somma molto prima della scadenza. Magari fai un mutuo a 20 anni, ma tu dopo un anno gli ridai tutta la somma, quindi non devi pagare penali. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che si insegnano nei corsi sugli investimenti immobiliari che devi sapere e di conoscenze che devi avere, oltre ad avere dei fondi. Bene. Investimenti immobiliari non è una cosa che puoi fare da domani, questo è poco ma sicuro. Investimenti in borsa o sui mercati finanziari. Beh, se investire sugli immobili è un po' difficile, investire in borsa è molto più difficile. Perché bene o male sugli investimenti immobiliari un team di esperti riesci a generartelo e con un po' di tempo, un po' di investimenti riesci a crearti una struttura. Sugli investimenti in borsa è molto più complesso, innanzitutto perché il mondo è vastissimo. Soltanto il mondo degli strumenti finanziari che si trovano sui mercati finanziari è veramente enorme e di sicuro è uno degli ottimi modi per perdere tutto. Ti posso garantire che giocare in borsa come fanno in tanti è il modo migliore per poter perdere buona parte dei propri capitali. Non a caso tantissima gente durante le crisi finanziarie si sono letteralmente rovinati. Diverso invece investire in borsa. Facciamo questa distinzione: giocare in borsa dall'investire in borsa. Giocare è proprio come giocare al casino. Io non ci capisco niente gioco. Investire vuol dire conoscere i mercati, conoscere gli strumenti e investire. Un investimento presuppone che io investo 100 e a tot
guadagnerò 110, 120, 130. Giocare è io gioco sul rosso e nero al casinò, posso vincere o posso perdere. Ebbene, per investire devo conoscere bene gli strumenti. E qui non ci sono corsi che tengano, perché è difficilissimo riuscire a comprendere tutto. Certo, puoi iniziare a studiare, puoi farti mesi, mesi e mesi e nottate insonne di studi sui grafici, sulle tecniche di borsa, sull'analisi tecnica, sulle varie linee, livelli, eccetera, eccetera, eccetera. E forse riuscirai a capire qualcosina, ma non avrai mai una garanzia. Quindi attenzione all'investire in borsa, perché devi prima farti una conoscenza infinita. All'interno di Anaera, dove trovi questo stesso corso, all'interno delle accademie Gold e Diamond, ad esempio, ci sono dei corsi specifici su alcuni strumenti di investimento in borsa, perché ogni strumento ha bisogno di un proprio percorso che può durare mesi, solo uno strumento. E così puoi imparare magari a investire sulle opzioni con un corso specifico, puoi fare spread trading su un altro corso e così via. Rimane il fatto che investire in borsa non è una cosa che puoi fare da domani. Quindi anche questo strumento c'è, ma bisogna studiare. E allora concretamente, adesso che tu vuoi diventare finalmente libero finanziariamente, cosa diavolo puoi fare da domani o da oggi stesso? Bene, ci rimangono le rendite automatiche e il network marketing. Le rendite automatiche, quali sono le rendite automatiche? I diritti d'autore, potresti scrivere un libro. Ok, sì, io sono scrittore di un libro, sono autore di un libro e di un DVD, di un film che si trovano in libreria. Bene, lo scrittore di un libro, l'autore di un libro guadagna una piccolissima percentuale sulle vendite, parliamo del 6-7-8%, ammesso che tu abbia un editore. È un editore che ti mandi il tuo libro in libreria vera, non gli editori online come può essere, che ne so, Lulu, Amazon o quei i cosiddetti print on demand che stampano il libro solo se qualcuno lo chiede. Quindi in quel caso guadagneresti pochi spiccioli. Se vai in libreria guadagni qualche spicciolo in più, ma guadagni veramente poco, perché l'Italia ad esempio non legge, gli italiani non leggono. Quindi considera che ad esempio per essere un best seller in Italia bastano 10.000 copie vendute. Io sono un best seller ma parliamo di 10.000 copie vendute, ci vuole ben poco, e ti posso garantire che vendere 10.000 copie di un libro in Italia non è per niente facile. I libri, ripeto, sono una delle rendite automatiche. Lo scrivi una volta, in teoria guadagni per sempre, in teoria, perché non è esattamente così, perché il libro va in libreria un anno e poi ogni tanto qualcuno magari lo compra online, giusto se l'autore è conosciuto. Potresti scrivere una canzone, se ci riesci e diventa famosa, benissimo. Potresti acquistare delle case e darle in affitto. Oddio, in Italia ultimamente con tutto quello che accade con i profughi la vedo un po' difficile, soprattutto se non ti viene espropriata o magari se non metti dentro persone che poi non ti pagano, perché in Italia bisogna fare anche molta attenzione su questo. Insomma, rimane il fatto che crearsi delle vere e proprie rendite automatiche non è semplicissimo. Un mezzo abbastanza valido per crearsi rendite automatiche è creare dei domini, quindi dei siti, che possano in qualche modo generare reddito. Anche su questo c'è un corso specifico all'interno di Anaera dove si spiega come crearsi una propria attività online. Ma anche questo non è immediato, perché mettere su un sito, scrivere, lavorarci, organizzarlo, farlo conoscere, metterlo a reddito non è una cosa realmente facilissima, ci vuole tanto tempo e ci vogliono anche conoscenze tecniche. Ebbene, cosa ci rimane? Il network marketing. Network marketing, wow, che brutta parola, in Italia viene conosciuto, viene visto a volte come qualcosa di negativissimo. Ricordiamoci che il network marketing in assoluto è il mezzo migliore per poter generare ricchezza velocemente, perché è un moltiplicatore del tuo tempo. Se tu lavori un'ora facendo il segretario o la segretaria, guadagni X, pochi euro. Se invece quell'ora la lavori all'interno di un network marketing e quindi crea una squadra, la tua ora si moltiplica per le ore della squadra stessa. E quindi in qualche modo puoi generare appunto delle rendite ben maggiori. Il network marketing è una via di mezzo tra le rendite automatiche e una possibilità di creare ricchezza velocemente, ma anche per il network marketing bisogna lavorare seriamente. Il problema è trovare un network marketing valido.
Perché o ti metti in mano e quindi in qualche modo ti iscrivi e inizi a lavorare per società leader del mercato, parliamo di Amway, parliamo di Herbalife, le storiche, quelli che l'hanno inventato il network marketing. Amway ha inventato il network marketing tantissimi anni fa, ovviamente se non sai che cos'è il network marketing, attenzione, il network marketing è il concetto di essere pagato per il passaparola, per cui io uso qualcosa, mi piace, la consiglio a te, se tu l'acquisti o la usi io guadagno una piccola parte, se tu la consigli ai tuoi amici tu guadagni una piccola parte, io guadagno una piccola parte, questo è il concetto del network marketing. Geniale perché passa un po' tutta quella filiera che normalmente accade per i prodotti classici, quindi dall'azienda al distributore, al venditore, al negozio, cioè, ci sono sempre dei passaggi in cui qualcuno guadagna, ebbene nel network marketing questi passaggi sono fatti dagli stessi utenti e questa è la genialità del network marketing. Ma ripeto, difficile trovare un network marketing valido che paga, che funziona e che rimane sul mercato soprattutto perché soprattutto in Italia, con la tassazione italiana, è impossibile o quasi impossibile che un network marketing italiano possa resistere. Infatti, storicamente in Italia, quasi tutti i network marketing, almeno che io sappia al momento, forse magari mi è sfuggito qualcuno, ma non c'è un network marketing in Italia che sta resistendo da più di qualche anno, perché o chiude dopo 1 o 2 anni, o fallisce, o sono degli schema Ponzi. O in qualche modo spariscono. Questo un po' per la tassazione italiana, un po' per le regole italiane, un po' per tutto quello che un po' pure per la furbizia italiana, perché spesso e volentieri basandosi, come ho spiegato nel video di prima, sui Ponzi e sugli schemi sulle truffe fondamentalmente che vengono create, basandosi sull'avidità delle persone, vengono fuori come funghi questi pseudo network che si vendono per network e poi spariscono dopo qualche giorno. Bene, in questo panorama un po' complesso per crearsi l'indipendenza economica, volevo finire questo corso con uno strumento reale, pratico, concreto e utilizzabile da oggi. Perché alla fine io non amo i corsi troppo teorici, di corsi dove si dicono chiacchiere ce ne sono tanti. Ok, adesso sai che avevi una mentalità da schiavo e oggi finalmente hai una mentalità da imprenditore, da chi crea rendite, adesso ti sei eliminato le credenze e hai aumentato il tuo termometro finanziario, ma hai bisogno di uno strumento pratico. Quei 4 strumenti, ci sono, ma non sono immediati. Allora cosa si può fare da subito? Ebbene, la bella notizia è che ci sei già dentro, perché lo strumento che abbiamo realizzato per te è proprio questo. È la piattaforma in cui ti trovi, la piattaforma dove stai guardando questo video, la piattaforma dove ti sei registrato per poter scaricare questo video, la piattaforma da cui stai guardando tutto questo. Tu adesso mi stai guardando all'interno di un pannello di controllo, all'interno di Anahera. Anahera non è soltanto un contenitore di informazioni e di formazione, ma è anche un vero e proprio strumento per generare abbondanza e ricchezza finanziaria velocemente, ma non con i mezzi classici, perché Anahera stravolge completamente i paradigmi e non si può reputare né un network, né un sistema di rendite automatiche, né nessuno degli strumenti tradizionali. Anahera è Anahera, punto. Questo perché non ha le basi di un network classico, non ha un prodotto fisico, non devi fare quelle cose classiche che ad esempio si fanno nei network, la lista nomi, chiamare le persone, farsi odiare dagli amici, andare di persona a rompere le scatole a gente che magari non vedevi da una vita, realizzare, organizzare i meeting, tutte queste cose facciamole fare ai network che chiudono dopo 1 o 2 anni quando stanno in Italia. Anahera crea qualcosa di completamente diverso. Non sto qui a dilungarmi su come funziona Anahera perché all'interno dei contenuti gratuiti trovi anche tutta una serie di corsi specifici che ti spiegano come fare tutto ciò e come trasformare questa piattaforma che hai attorno a te, da cui mi stai guardando, nel tuo strumento concreto per crescere, aumentare il tuo potenziale e aumentare la tua ricchezza finanziaria, raggiungere la tua indipendenza finanziaria. L'obiettivo di Anahera è quello di pagarti per crescere. Quindi stravolgiamo il paradigma. Se fino a ieri hai lavorato per guadagnare e dovevi pagare per crescere, qui vieni pagato per crescere.
Più studi, più aiuti, più leggi, più condividi, più dedichi tempo alla tua formazione e crescita, più studi, più aumenti le tue abilità, più aumenti le tue capacità, più è giusto che tu venga pagato, perché stai dedicando tempo alla persona più importante del mondo, a te stesso. Ed è questo l'obiettivo di Anaera, premiarti perché finalmente dedichi tempo alla tua missione. Non sarai più sottomesso. Cosa vuol dire sottomissione? Sottomissione, analizziamo la parola, sottomissione. Vuol dire che stai sotto la missione di qualcun altro. Ricordati, tu ti trovi sempre in una di queste due condizioni. O stai impegnando il tuo tempo per realizzare il tuo sogno e la tua missione, o stai impegnando il tuo tempo per realizzare il sogno e la missione di qualcun altro. Anahera nasce per darti la possibilità di perseguire la tua missione e non più per essere sottomesso alla missione di qualcun altro. Questa è Anahera e tu ci sei già dentro. Studiati il materiale che viene dato all'interno dei contenuti gratuiti. Contatta il tuo sponsor. O se non riesci a contattare il tuo sponsor o non hai uno sponsor, scrivici a questa mail, ti aiuteremo noi direttamente. Questo è il regalo dell'ultimo modulo del corso sul denaro e sulla libertà finanziaria. Il regalo l'hai già tra le tue mani. Ora non ti rimane che scartarlo, godertelo e raggiungere la tua libertà finanziaria. E nel caso in cui non avessi ancora capito bene, non avessi ancora visto il video di presentazione di Anaera, bene, partirà subito dopo questo mio messaggio. Ti aspettiamo. Nulla accade che prima non sia stato un sogno. Anahera nasce 20 anni fa proprio così. Come una visione di un mondo migliore in cui tutti possano vivere sani, felici, sereni e in abbondanza. Ma sai qual è il modo migliore per trasformare un sogno in realtà? Svegliarsi, alzarsi dal letto e muoversi per realizzare quello che hai visto chiaramente nel sogno. Ci sono voluti ben 20 anni di prove, di test, di successi e di fallimenti, di incontri e di conoscenze, di viaggi e di scoperte per poter realizzare Anahera. L'idea era quella di creare un sistema tale per cui chiunque possa avere accesso alle conoscenze e ai segreti necessari per poter accrescere il proprio potenziale, risolvere i limiti, superare le paure e ottenere il coraggio e le abilità per poter trasformare la propria vita in un capolavoro e, allo stesso tempo, diventare libero finanziariamente, in modo da poter dedicare il proprio tempo a migliorare se stessi ed aiutare coloro che ne avranno bisogno. Ma per realizzare tutto questo era necessario che la conoscenza diventasse un diritto alla portata di tutti e non più un costoso privilegio per pochi. E da questo principio si erge la prima delle tre colonne portanti di Anahera: la conoscenza. Decine di magazine online su svariati argomenti costantemente aggiornati, con migliaia di articoli da cui trarre spunti, informazioni, motivazione e conoscenza. Centinaia di ore di formazione, interi corsi che normalmente si trovano al costo di migliaia di euro, gratis, per tutti. Ed inoltre i più grandi trainer internazionali e i migliori esperti delle diverse aree della vita ti guideranno nella tua crescita personale, nell'evoluzione spirituale, nel benessere fisico e nell'abbondanza materiale. E sai cosa accade quando la tua conoscenza cresce? Le paure scompaiono, i limiti si superano, il potenziale personale aumenta e, di conseguenza, crescono le capacità di generare ricchezza nella tua vita e in quella degli altri. Ed è da questi principi che si erge la seconda colonna portante di Anahera: l'abbondanza. Avevamo bisogno di un sistema semplice e rivoluzionario che potesse generare guadagni non più in base al lavoro tradizionale, ma in base al tempo che si dedica alla propria crescita personale e all'aiuto agli altri. Ci sono voluti oltre 15 mesi di sviluppo per creare un sistema dedicato tale da poter realizzare tutto ciò che in molti ritenevano fosse una vera utopia. Ma alla fine ci siamo riusciti. Anahera è un sistema basato su due grandi sezioni: l'informazione e la formazione. Puoi scegliere di essere un semplice lettore dei nostri magazine e guadagnare solo per il fatto che leggi, ti informi e condividi le informazioni con i tuoi amici. Oppure puoi scegliere di diventare un allievo dei corsi di formazione.
In tal caso la conoscenza aumenterà, le tue capacità e abilità miglioreranno e di conseguenza i guadagni si moltiplicheranno, così che potrai finalmente dedicare il tempo alle tue passioni e alle persone che ami. Sai qual è la naturale conseguenza dell'abbondanza? Mettersi al servizio di chi ha bisogno. E se per molti l'obiettivo è crescere ed ottenere ricchezza materiale, per molti altri è solo sopravvivere un giorno in più. Ed è per dare un senso alla vita di queste persone che si erge la terza colonna portante di Anahera: il sostegno. Perché più conosci e ti liberi dalle tue catene mentali, più diventi consapevole che il mondo non è solo quello che ti hanno raccontato attraverso la TV o il cinema. Bambini senza genitori, senza cure, senza istruzione, senza cibo, senza protezione e spesso usati per abusi o violenze, hanno bisogno di noi. Anahera nasce in Asia ed è per questo che ha deciso di sostenere per primi i bambini della Birmania e della Cambogia. Nazione quest'ultima decimata dal genocidio degli anni 70 e con un livello di povertà elevatissimo. Anahera vuole ridare il sorriso anche a loro, dare un senso ed una speranza al loro futuro e far sì che il tuo impegno nell'imparare e crescere diventi il loro stimolo per una vita migliore. Anahera sostiene l'AVSI e la Cambodia Children Fund con l'obiettivo di dare a sempre più bambini cibo, cure, protezione ed educazione per far sì che anche i loro sogni possano finalmente trasformarsi in realtà. Questa è Anahera e tu ci sei già dentro. Benvenuto.